Ackman con Bus, Gustinesson, Eich, Palsmark, Eriksen, Gustafsson, Nielsen, Gullanken, Nemeth, Roche, Schu, Sventrup e Nibi. Andiamo invece dall'Atletico di Madrid con Diego Diaz Fernandez, Ruben Peregna Nadal, Hugo Garcia Marin, Armando Calleias Morillas, David Fernandez Madrid, Alvaro Tamargo Gomez, Hugo Lorenzo, anzi Hugo Polo, Jesus De La Nave Lorenzo, Armando Della Morena Caballero, Noé Pérez López Brea, Alejandro Anes Rodríguez, Aaron Perales Chacón, Manuel Corrociano Calderón, Samuel Almarza Bayón, Sidney Etsoji Osuzawa Omuruyu. Allenatore Javier Doña, coadiuvato da Alvaro Punter. Dunque, andiamo allora a raccontarvi quella che è la seconda semifinale. Chi vince raggiunge l'Ajax in finale, chi perde la Sampdoria invece per il terzo e quarto posto. Seguiamo l'azione della formazione dell'Atletico di Madrid. Ancora vedete il Nordsjælland, la formazione danese con sede nella città di Farum. E dunque si gioca sempre al Necchi di Forte dei Marmi, arbitra Biselli, oramai diventato mitico arbitro Biselli di Carrara. Dunque l'Atletico Madrid che gioca da destra verso sinistra rispetto alla nostra telecamera centrale posizionata in tribuna coperta. Provato la conclusione in porta proprio Sidney e Zi Geosazua. Naturalmente non sempre riusciamo a pronunciare i cognomi in maniera corretta, naturalmente ci perdonerete qualche pronuncia un po' non conforme alla lingua. E allora andiamo a raccontarvi il match con formazione danese che adesso prova a ripartire, lancio, cercare la punta avanzata, ma come possiamo vedere c'è Fernandez che riesce in qualche modo a giocare il pallone. Ancora l'Atletico di Madrid vuole raggiungere la finale come nella scorsa stagione, vuole ripetere per questa volta andare a vincere il torneo. L'anno scorso vinse l'Ajax, vedete questi giocatori tutti smaliziati. Ricordiamo, sono tutti 2007. Atletico di Madrid che adesso va al pressing. Ancora il Nordsjælland, centrocampo con Pasmark. La gestione del pallone con Mackmann. La formazione danese in avanti, c'è la buona interruzione al centrocampo da parte di Corrociano. Vedete come la difesa danese chiuda molto bene, c'è stata
l'azione di Victor Gustafsson, che è andato veramente a chiudere ancora Osazuwa. Benazione, il tiro da parte di Aaron Perales, non è andato convinto sul pallone. 0-0. Seconda semifinale che è iniziata da pochi minuti. Ancora Noé Pérez, centrocampo. Poi vedete il Nordjylland come gioca bene e come mantenga molto il possesso del pallone. Riesce sempre a trovare l'uomo smarcato con un tocco in più. Vedete, stavolta l'idea era buona, ma nella sostanza il passaggio non era totalmente efficace. Però è anche se è vero il fatto che non ci siano schemi nel settore giovanile di questo livello, naturalmente, però le due squadre mostrano invece di saper avere grande confidenza con il pallone, ma soprattutto riescono a recepire quei piccoli schemi che magari provano durante gli allenamenti e li mettono in pratica, ecco, in queste occasioni. Quindi dobbiamo fare veramente un applauso a tutti gli allenatori che hanno in cura, tra virgolette, questi ragazzi, perché insegnano a star loro già in campo, già a questa età, che non è facile. Che inizialmente si dice sempre che quando si ha a che fare con un settore giovanile, con la scuola calcio, con i primi passi o i pulcini, difficilmente si mettono i ruoli. Nella realtà invece qui abbiamo dei ruoli ben definiti e soprattutto squadre in campo ben schierate, quindi questo fa capire la cura e l'attenzione che viene data al settore giovanile, alla tecnica di base, che è quella che manca oggi ai giocatori delle prime squadre. Attenzione, l'errore, poi c'è Perez, palla nel mucchio a cercare Osazuwa, che non arriva sul pallone, poi spazza la palla Gustinussen, palla in fallo laterale. 0-0, rimessa laterale per l'Atletico di Madrid. Ancora Garcia sulla fascia, il traversone di sinistro, svetta di testa Osazuwa, che non trova la porta. L'andiamo a rivedere, vedete Garcia, pennellata, arriva di gran carriera Osazuwa. Sydney e Izoji Osazuwa, che sfiora il gol del vantaggio. Atletico di Madrid vicino al gol. Attenzione adesso a seguire, Nielsen fermato. Rimessa laterale affidata ad Aaron Perales, nato il 13 marzo del 2007, quindi da poco ha compiuto gli anni. Ancora l'uscita del portiere della squadra danese. Della Nordjylland non ci sono giocatori nati nel mese di aprile, questo è giusto un dato perché siamo entrati nel mese di aprile. Invece nella formazione dell'Atletico Madrid sono due i ragazzi che compieranno gli anni questo mese, ovvero Sydney Osazuwa il 21 di aprile e poi abbiamo Ruben Peregna, nato il 26 di aprile, naturalmente sempre del 2007. Quindi sul pallone va Noé Pérez, palla cacciata in area di rigore. Attenzione, il gol proprio di Sydney Osazuwa, che va a esultare sotto la curva. Osazuwa va ad abbracciare il suo allenatore. L'1-0 che arriva nel primo tempo, vedete la pennellata di Noé Pérez, arriva la zampata, la botta violenta sotto rete, il gol di Osazuwa. L'1-0,
l'esultanza, vedete, del giocatore dell'Atletico di Madrid. L'1-0 sblocca la squadra iberica la partita. Vogliono la finale, vogliono raggiungere l'Ajax. Attenzione adesso la chiusura proprio di Alvaro Tamargo. Dunque 1-0, subito sblocca il risultato ancora. Osasua tiene la palla in campo, questa volta alla meglio la difesa del Nordsjælland, che aveva iniziato bene il match, poi ancora Perez, palla nel mucchio. Sai perché la squadra spagnola applica un pressing terrificante. Sembra di vedere giocare la prima squadra, quella allenata Simeone. Attenzione Atletico di Madrid, che gioca bene in difesa, palla sempre bassa e comunque efficace nelle intuizioni il centrocampo dell'Atletico di Madrid. Intanto c'è il fallo, un po' di mestiere per la difesa dell'Atletico di Madrid. 1-0 ha sbloccato Osazua il risultato. Stavolta c'è un tiro senza pretese da parte della squadra danese. Ancora Perez controlla con la testa, poi palla a cercare là davanti Osazua. Osazua se ne va da solo. Osazua, tre su di lui, ancora Osazua, viene messo a terra Osazua per Biselli, non c'è contatto, fa continuare il gioco. Allora c'è Palsmark che prova il lancio, ancora a centrocampo l'Atletico gestisce bene il possesso del pallone, poi in scivolata, ancora il controllo di drop da parte di Osazua, ancora l'Atletico Madrid, questa volta sbaglia il centrocampo, poi c'è l'assist a cercare Palsmark. Palsmark prova la conclusione, no, anzi no, prova un altro dribbling e qui perde tempo. Attenzione, arriva il calcio di punizione, calcio di punizione, calcio di punizione, calcio di punizione. Eccitante questa azione del Nordsjælland. E seguiamo allora questo calcio di punizione per la formazione danese in maglia nera e da posizione invitante c'è Nemeth, Uror Nemeth sul pallone, pronto a scaricare in porta. Diamo l'azione, tiro, stavolta va in calcio d'angolo la deviazione, però c'era sembrato poco convinto nella conclusione di sinistro. Calcio d'angolo per la formazione del Nordsjælland. Dalla bandierina. Attenzione, non arriva l'inzuccata. Dunque palla che si perde a un fallo laterale. Sta crescendo la squadra danese, sta provando a trovare il pareggio questa squadra. Il Football Club Nordsjælland è stata fondata nel 1991 con il nome di Farum Boldklubb. Tanto c'è grande festa sugli spalti, tanti spagnoli qui sugli spalti, veramente. Ancora la palla verso lo scatto
del solito Aaron Perales. Rimessa laterale per l'Atletico, squadra che a volte dà la sensazione di soffrire gli avversari, poi quando prende palla accelera e non ce n'è per nessuno. Sentite, tifosissimi dell'Atletico Madrid, tantissimi genitori giunti dalla capitale per tifare i propri beniamini, i propri figli. Con il Nordjylland che deve spazzare la palla lontana dalla propria area di rigore. Ancora l'Atletico va in difesa del pallone. Poi c'è questo calcio di punizione subito. Questo fallo subito da Hugo Garcia. Il pallone c'è, Noé Perez, giocatore imprevedibile. Ancora Perez, la palla sempre per il suo compagno di squadra Aaron Perales, la conclusione, la parata di Papus. Ancora la squadra danese che sbaglia il passaggio, ma avete visto come vadano incontro i ragazzi, vadano incontro al pallone i ragazzi dell'Atletico Madrid che sono ovunque, ogni varco è sempre presidiato da un giocatore in maglia gialla. Ancora Perez, ancora Perez di forza per suo compagno Perales, ancora Noé Perez. Calcio di punizione, anzi fallo laterale. Ancora Alvaro Tamargo, palla al centro, non ci crede Aaron Perales, poteva andare di testa a colpire. Sempre 1-0 per l'Atletico Madrid in virtù del gol segnato proprio nei minuti iniziali del match da Osazua. Ancora prova a salire l'Atletico in pressing sul Nordjylland. Centrocampo mette molto in evidenza il capitano Nielsen. Ancora Perez, il controllo è di Hugo Garcia. Ancora pennella per Perez, il controllo è fantastico, un po' meno la conclusione, ma grande scambio. 1-2 con il controllo al volo di Perez, che non riesce a completare l'ottimo scambio con il suo compagno di squadra. 1-0 Atletico Madrid, Sorniona pronta a graffiare, Perez di testa. Ancora prova a fare una giocata spettacolare l'attaccante Aaron Perales. Hai visto? Cerca il gioco tatticamente perfetto. Cerca la giocata di fino. Giocatori dotati di grande tecnica individuale. Vedete Perez. Date l'apertura, il cambio di gioco. Visione aperta, e qui un po' di malizia che avranno appreso dai più grandi compagni di squadra. Naturalmente sempre 1-0, siamo nella fase finale del primo tempo. Seguiamo Mankman. Sale palla al piede ancora squadra danese. Vedete la praticità, quando sono in difficoltà i ragazzi dell'Atletico Madrid prendono e spazzano il pallone, non provano a giocare la sfera di gioco ma allontanano la minaccia dalla propria area di rigore, permettendo così alla propria squadra di respirare e di tornare a recuperare posizioni. Sale il Nordjylland.
bravissimo Victor Gustafsson, però poi viene fermato. Riparte l'Atletico con Alvaro Tamargo, fermato Alvaro Tamargo, e anche i gradi del capitano. C'è il gemellaggio del tifo danese e spagnolo sugli spalti, c'è tanto fair play realmente. Rimessa laterale per l'Atletico, due squadre che stanno molto bene sul campo, schierate tatticamente in maniera perfetta. Guardate che apertura di gioco, ancora l'Atletico che prova a convergere, palla calciata verso la porta con il sinistro, avete visto il controllo di destro, poi è rientrato sul sinistro e ha calciato verso la porta. Questi sono giocatori davvero già a quest'età, come Ruben Peregna, dotati di grande personalità e tecnica da invidia. Va a salire il Nordjylland, si fa questa strada, Gustafsson fermato da due giocatori dell'Atletico, ancora poi c'è Palsmark che guadagna, anzi no, non è fortunato nel rimpallo, e l'Atletico Madrid che può guadagnare la rimessa dal fondo, e arriva il fischio del direttore di gara che manda le due squadre dai due allenatori. Finisce il primo tempo 1-0 il parziale, 1-0 è il parziale. E intanto è iniziato il secondo tempo, 1-0, ricordiamo il gol di Osazua realizzato nel primo tempo. Come dicevamo, tutti uniti per la festa del calcio, ma dello sport in generale. Secondo tempo con l'Atletico di Madrid, che è un po' in difficoltà in questa fase di disimpegno. Poi Nordjylland, che adesso prova a recuperare il pallone, a centrocampo. Sono già dei prospetti molto interessanti che si stanno mettendo in evidenza in questa manifestazione. Tanti gli addetti ai lavori. Nella giornata di ieri era presente anche il selezionatore dell'Under 21 italiana Ivani, ma non solo, anche altri grandi campioni del passato hanno preferito venire qui al Necchi di Forte dei Marmi e rinunciare alle loro vacanze per godersi lo spettacolo dello Universal Yacht Cup International Tournament Apuane Memorial. Dottor Michele Aliboni, Atletico adesso che prova a ripartire con Armando Cagliejas. Rimessa laterale è per la squadra spagnola. Atletico di Madrid che gioca nella maglia, con la maglia gialla e pantaloni blu, invece completo nero integrale per il Nordjylland, squadra della città di Farum. Attenzione con l'Atletico che adesso si deve disimpegnare, palla allontanata, ancora centrocampo, bella, bello il possesso di pallone da parte di Jesus Deiave, con Alvaro Tamargo. Vedete come si disimpegna bene l'Atletico di Madrid, poi con la formazione danese, c'è la gestione del pallone con il giocatore adesso, vedete, Gustafsson per gestire il pallone, H, poi c'è Palsmark, non riesce a scoccare la conclusione. Vedete come porta bene il pallone adesso
il giocatore con la maglia numero 12, Uror Nemet, la parata di Diego Diaz, che è lucido nella difesa del pallone. Ancora Armando De La Morena, poi c'è David Fernandez, ancora Gustinussen. Insomma, tanti giovani interessanti di questa sfida. Vediamo la ripartenza da parte dell'Atletico di Madrid con Alvaro Tamargo, poi il Nordjylland che adesso gestisce bene il possesso del pallone. In due si scontrano due ragazzi danesi, c'è Gustinusson, con l'azione travolgente da parte di Gustafsson che non cerca il tiro. Poi ancora squadra danese che prova questa conclusione dalla distanza, il tiro è di Gustinusson, la parata di Diego Diaz che arpiona la sfera di gioco, provvede al rilancio. Sempre 1-0 per l'Atletico Madrid, stiamo per entrare nel quinto minuto di gioco. L'apertura è per ancora l'incursione di Jesus De La Lave. Vedete come palla al piede, Mankman abbia fatto vedere di essere tecnicamente pronto per un'altra categoria. Ancora formazione danese che non riesce a sfondare, poi c'è il recupero del pallone da parte di Eik, questa volta però è in questa ripresa è la squadra danese a fare la partita con il traversone. Arriva il fallo, fallo ai danni di un difensore dell'Atletico di Madrid, calcio di punizione per la squadra spagnola che adesso sbaglia il rinvio. Danesi sono incitati dai propri sostenitori. Ancora la ripartenza, quella dell'Atletico, il fallo ai danni di Peregna, Ruben Peregna. Hanno proprio la malizia questi giocatori di sapere anche gestire corpo a corpo il pallone, nonostante ci sia l'avversario che magari fisicamente potrebbe averla meglio, però loro vedete come riescono a difendere bene il pallone, hanno anche una bella visione di gioco i ragazzi di Madrid. Con il Nordjylland l'azione solitaria di Jes Pasmark che guadagna il calcio d'angolo, il tripudio di applausi. Bella partita, 7 minuti di gioco nel corso della ripresa. Il punteggio è di 1-0 sempre per l'Atletico di Madrid dalla bandierina. Con il Nordjylland, la palla lì nel mucchio e poi sulla riga di porta salva un giocatore dell'Atletico di Madrid. La palla viene allontanata, il colpo di testa. Poi c'è l'azione ben gestita da Tamargo, l'apertura. Chiude ancora la difesa del Nordjylland, poi gestione del possesso del pallone da parte di Ruben Peregna per vie centrali, un po' calata la squadra danese, poi c'è questo contrasto maschio centrocampo, c'è sempre Alvaro Tamargo un po' l'uomo guida di questa squadra. Vediamo Eik
E qui c'è questo contrasto, c'è questo fallo commesso da Ruben Peregna alla proprio avversario. Dunque calcio di punizione a favore della squadra danese. Più Nordsjælland, meno Atletico Madrid in questa ripresa, però il pregio dell'Atletico Madrid è quello che si sta difendendo bene, quindi riesce a leggere meglio il match. Vediamo la grande parata da parte di Diego Diaz sul perentorio stacco di testa. Di Gustafsson. Dunque sempre 1-0 per l'Atletico Madrid. L'arbitro fa operare i cambi. Tornano in campo. Andiamo a rivedere l'azione. Vedete l'inzuccata. A parte di Nemeth e non di Gustafsson. Avete visto come abbia colpito benissimo la sfera di gioco? E lì bravo, ma veramente bravo Diego Diaz a salvare la porta. E adesso arriva il calcio d'angolo. Sono tornati intanto in campo gli uomini che avevano fatto un po' la differenza nel corso del primo tempo, Peres e poi Osazuwa. La bandierina ancora Nordsjælland. Attenzione il tiro, c'è ancora la ribattuta. Vedete Osazuwa stavolta scaraventa la palla, un due sul pallone, poi domestica la sfera Justinussen. Poi arriva Mankman. Azione ancora per Gustafsson. Fermato. Quella riparte Noé Peres. Via centrale su Osazuwa. Controllo. Palla all'indietro per Jesus De La Lave. Fermato. E qui si scontrano due giocatori in maniera involontaria naturalmente. Siamo al decimo minuto della ripresa. Sempre 1-0 per l'Atletico Madrid. Nella realtà sta gestendo molto bene il match. Ancora Osazuwa con la sua prestanza fisica ha avuto la meglio sul difensore e arriva l'ammonizione per Osazuwa, il primo ammonito di queste partite di semifinali della mattinata. Torneo sostanzialmente molto corretto, però l'arbitro qui evidentemente ha ravvisato gli estremi dell'ammonizione. Dunque Osazuwa il primo ammonito del match. Vedete come gioca bene il Nordsjælland. Qui stiamo entrando veramente negli ultimi 10 minuti di gioco. Ogni palla scotta, ancora la proiezione da parte di Juror Nemeth. Prova a salire, palla al piede, Eik. Rimessa laterale di Eik, poi vedete come fa scivolare la palla, la fa scorrere, allora prova a risalire Gustafsson. Questo tiro, questo tiraccio dalla distanza senza grosse pretese. Gli applausi però di incoraggiamento da parte dei suoi tifosi, corsi numerosissimi da Danimarca. Punta a sostenere sia lui sia il Nordsjælland. Atletico Madrid che sta veramente chiudendosi e provando a difendere il risultato. Ancora questo è un fallo, giusto? Il fischio da parte di Biselli, di Carrara. Un arbitro che sta facendo vedere cose importanti anche a livello di direzione di gara. 13 minuti di gioco, 1-0 per l'Atletico Madrid. Ancora Osazuwa,
è a tutto campo il giocatore. Atletico adesso va in chiusura. Attenzione, questa è una carica ai danni del portatore di palla. Torna in campo anche Aaron Perales e anche Ugo Porcel. Ancora Osasuo, Osasuo il tiro, ha provato la zampata là in area di rigore. Questo è un controllo non facile. Ancora il Norgelan, il tiro e la palla viene parata dal portiere Diego Diaz. Vedete col passare dei minuti come il ritmo si alza di intensità. Sono 6 minuti al termine della partita. Atletico vicino al passaggio di turno, vicino alla finalissima. Adesso c'è il rinvio del portiere Papush. Calcio di punizione per l'Atletico di Madrid. E una gioia sugli spalti per i sostenitori delle due formazioni, sorreggere proprio Beniamini in campo. Nella maggior parte dei casi si tratta dei propri figli che stanno giocando e si stanno divertendo sul rettangolo di gioco. 1-0, l'Atletico Madrid è in sofferenza in questa ripresa. Ancora il Norgelan con Nielsen, poi diamo Gulanken, fermato da Aaron Perales, molto bravo anche nella fase difensiva, nella fase della copertura. Calcio di punizione battuto dall'Atletico di Madrid, colpo di testa di Osasuna. Poi non è preciso Eich, poi arriva Perez, ingaggia questo corpo a corpo, poi c'è Osasuna, tiene la palla con Osasuna, due su di lui, è bravo a destreggiarsi, la palla arrivava dalle parti di un attaccante in maglia gialla anticipato. Poi c'è Osasuna, Osasuna il tiro, la rete! Osasuna 2-0, doppietta, abbracciato dai propri compagni, e il 2-0 che potrebbe significare il finale al 16° della ripresa. Che zampata ragazzi, che giocata, che avvoltoio dell'area di rigore. Un 2-0, andiamo a rivedere, vedete, si è infilato nelle maglie avversarie e poi la diagonale, il 2-0, l'esultanza dell'attaccante spagnolo. 2-0, amici telespettatori, la classe di Osasuna, doppietta. Avete visto, l'Atletico si è chiuso per tutta la ripresa, un'azione e gol. Questa è l'impronta delle grandi squadre. Ancora Norgelan prova a entrare in area di rigore, fermato. 3 al termine, salvo recupero. Poi c'è Perez che si avventa sul pallone. Il lancio a cercare Osasuna, di testa Osasuna è sulla riga di porta, salva il risultato un difensore del Norgeland, salva il gol naturalmente. 2-0 Atletico di Madrid che vede la finale con l'Ajax. Ma quanto è forte questo Osasuna ragazzi, quanto è forte, ne sentiremo parlare amici telespettatori. Un grande giocatore ed è soltanto del 2007. Ancora Perez, la palletta di Perez che rischia di trasformarsi in una parabola diabolica
2-0, fanno festa gli spagnoli sugli spalti del Necchi di Forte dei Marmi. Aspetta il fischio finale di Biselli di Carrara per completare la squadra che raggiungerà l'Ajax in finale. Qui c'è proprio festa sugli spalti. Siamo incantati ad ascoltare i cori spagnoli. Guardate il palleggio, la leziosità di tocco di questo ragazzo. Bravissimo! Davvero? Alvaro Tamargo? Fatto vedere cosa sa fare con il pallone tra i piedi, in corsa tra l'altro. Cross verso l'area di rigore, Osasua di testa non riesce a chiudere, ancora colpo di tacco, palla sulla riga, palla che poi esce di un pelino. Seguiamo l'azione. Peres! Cosa fa Papush in calcio d'angolo? La grande deviazione del portiere. Cosa ha fatto Peres? Ma che risposta del portiere del Nordjylland. Finale bellissimo, siamo già al 20°. Adesso ci sarà qualche cosa da recuperare. Aspetta probabilmente l'esecuzione di questo calcio d'angolo. Oh, l'uscita del portiere sulla riga. Poi arriva, attenzione, il tiro. Palla alta sulla traversa di Hugo Porcel, che sfiora la traversa. Penso che si attenda solo il fischio finale del direttore di gara. 2-0 per l'Atletico di Madrid. Comunque vada per il Nordjylland o Nordjylland, dipende dove vogliamo metterci l'accento, sarà un successo arrivare alle semifinali, già un grosso risultato. Ma guardiamo l'azione di Gullaken, il tiro, il gol da parte di Palsmark di testa, che accorcia le distanze. Il gol 2-1 di Palsmark, che riaccende le speranze nei tifosi danesi. Andiamo a rivedere l'azione, bellissima. Vedete il cross, poi di testa l'inzuccata di Palsmark. Proprio al 21°. Siamo già abbondantemente nel recupero. Il Nordjylland cerca il tutto per tutto, prova a sfruttare l'ultima occasione probabilmente del match. Il pubblico rumoreggia sugli spalti perché vuole la fine della partita. Per Biselli invece c'è ancora tempo. Vedete Alvaro Tamargo come spazia il pallone, la palla termina a fondo campo. Potrebbe essere questa l'ultima azione. Biselli dice si può continuare a giocare, guarda l'orologio, vedete lo scatto di Aaron Perales. Ancora il Nordjylland in attacco, forse l'arbitro farà disputare quest'altra azione, l'ultima azione probabilmente. 2 minuti oltre il tempo regolamentare di gioco, attenzione. Il fallo subito dallo scatenato Osasua, match winner di questa semifinale. I suoi gol potrebbero portare in finale l'Atletico Madrid contro l'Ajax. È finita, è finita. L'Atletico Madrid raggiunge l'Ajax in finale.